Nemmeno le risposte in aula consigliare alle interrogazioni dei consiglieri comunali Mauro Tirabassi, Fabio Ranali ed Elisabetta Bianchi sono riuscite a sciogliere tutti i dubbi sul caso del capitano Leonardo Mercurio, al quale l'amministrazione comunale ha attribuito alcune funzioni di comando del corpo di polizia locale del comune di Sulmona in via temporanea fino al prossimo 20 maggio, subito dopo il pensionamento del comandante Antonio Litigante. Ma l'assessore al personale Luigi Biagi questa mattina in aula ha precisato che al comandante facente funzione non è stato conferito il grado di maggiore, che invece lo stesso Mercurio ha ritenuto di attribuirsi, citando nella memoria depositata leggi dello Stato, delibere di Consiglio Comunale di Giunta e il contratto collettivo nazionale di lavoro della Polizia Locale. I consiglieri interroganti hanno anche chiesto all'amministrazione comunale cosa intenda fare adesso rispetto alla condotta del capitano, tenuto conto che non gli è stato attribuito il grado di maggiore, un quesito che non fa prevedere però risposte immediate. Ma le interrogazioni hanno riguardato anche l'urgenza che l'amministrazione comunale metta mano finalmente al concorso per la nomina del nuovo comandante e alla soluzione del problema delle carenze di organico della Polizia Locale, al di sotto dei numeri previsti dalle norme in materia. Oggi il Comune di Sulmona conta infatti su un organico di 16 agenti, uno dei quali prossimo alla pensione, mentre dovrebbe averne 27, un problema da risolvere nell'ambito della riorganizzazione complessiva della burocrazia comunale, promessa e attesa da anni dalle diverse amministrazioni comunali succedutesi a Palazzo San Francesco. Un carico temporaneo nelle more della riorganizzazione momentanea della situazione di vacanza del comandante, quindi lui in qualità di vicecomandante praticamente ha preso questa, diciamo così, questo incarico. Però mi è sembrato di capire, perché l'ho detto in aula e non sono stato smentito, che il capitano Mercurio non è stato nominato comandante, ma gli sono state date soltanto alcune funzioni di comando, quindi a carattere temporaneo, almeno fino al 20 maggio, e di conseguenza, non essendo stato nominato comandante, non è stato neanche nominato maggiore. Questa è stata la risposta dell'assessore. Avete anche chiesto al sindaco e all'amministrazione comunale di che cosa si intenda fare rispetto ai gradi di maggiore attribuiti. Sì, io non era oggetto della domanda dell'interrogazione, però nel mio intervento di soddisfazione o meno, avendo preso atto oggi ufficialmente, pubblicamente, lo stesso assessore e la stessa giunta di questa circostanza, cioè che la nomina non c'è stata ufficialmente, non c'è nessun atto che preveda la nomina a comandante del vicecomandante, uno si aspetta eventualmente, la domanda è che cosa intenda fare oggi l'amministrazione in merito a questo comportamento.